23 gennaio, vi era un uomo che aveva una mano paralizzata. Gesù è divinamente saggio, intelligente, sapiente. Lui vive in modo perfetto il mistero della sapienza così come ci viene rivelato dalla parola della scrittura antica. Lui vive di sapienza sempre illuminata dallo Spirito Santo. La luce dello Spirito in Lui è senza misura, piena, perfetta, colma oltre ogni limite. Gesù è pervaso di Spirito Santo. Pregai e mi fu elargita la prudenza. Implorai e venne in me lo spirito di sapienza. La preferii a scettri e a troni, stimai un nulla la ricchezza al suo confronto. Non la paragonai neppure a una gemma inestimabile, perché tutto l'oro al suo confronto è come un po' di sabbia e come fango sarà valutato di fronte a lei l'argento. L'ho amata più della salute e della bellezza. Ho preferito avere lei piuttosto che la luce, perché lo splendore che viene da lei non tramonta. Insieme a lei mi sono venuti tutti i beni, nelle sue mani è una ricchezza incalcolabile. Ho gioito di tutto ciò perché lo reca la sapienza, ma ignoravo che ella è madre di tutto questo. Ciò che senza astuzia ho imparato, senza invidia lo comunico, non nascondo le sue ricchezze. Ella è infatti un tesoro inesauribile per gli uomini. Chi lo possiede ottiene l'amicizia con Dio e a Lui raccomandato dai frutti della sua educazione. Mi conceda Dio di parlare con intelligenza e di riflettere in modo degno dei doni ricevuti, perché Egli stesso è la guida della sapienza e dirige i sapienti. Nelle sue mani siamo noi le nostre parole, ogni sorta di conoscenza e ogni capacità operativa. Egli stesso mi ha concesso la conoscenza autentica delle cose per comprendere la struttura del mondo e la forza dei suoi elementi. Il principio, la fine e il mezzo dei tempi. L'alternarsi dei solstizi e il susseguirsi delle stagioni, i cicli dell'anno e la posizione degli astri, la natura degli animali e l'istinto delle bestie selvatiche, la forza dei venti e i ragionamenti degli uomini, la varietà delle piante e le proprietà delle radici. Ho conosciuto tutte le cose nascoste e quelle manifeste, perché mi ha istruito la sapienza, artefice di tutte le cose. In lei c'è uno spirito intelligente, santo, unico, molteplice, sottile, agile, penetrante, senza macchia, schietto, inoffensivo, amante del bene, pronto, libero, benefico, amico dell'uomo, stabile, sicuro, tranquillo, che può tutto e tutto controlla, che penetra attraverso tutti gli spiriti intelligenti, puri, anche i più sottili. La sapienza è più veloce di qualsiasi movimento. Per la sua purezza si diffonde e penetra in ogni cosa. È effluvio della potenza di Dio, emanazione genuina della gloria dell'Onnipotente. Per questo nulla di contaminato penetra in essa. È riflesso della luce perenne, uno specchio senza macchia dell'attività di Dio e immagine della sua bontà. Sebbene unica può tutto. Pur rimanendo in se stessa, tutto rinnova e attraverso i secoli, passando nelle anime sante, prepara amici di Dio e profeti. Dio, infatti, non ama se non chi vive con la sapienza. Ella in realtà è più radiosa del sole e supera ogni costellazione. Paragonata alla luce, risulta più luminosa. A questa, infatti, succede la notte, ma la malvagità non prevale sulla sapienza. Se Gesù non fosse avvolto da questa sapienza sempre viva, perfetta, piena, colma, attuale, mai avrebbe potuto compiere la sua missione. Lui era sempre un osservato speciale. Ogni sua parola e azione veniva passata al vaglio della religione degli scribi e dei farisei. Gesù mai avrebbe potuto sbagliare, neanche in una piccolissima imprudenza. Sarebbe stata la fine per lui. Invece, poiché sempre guidato dalla sapienza e dalla luce dello Spirito Santo, trovava quelle vie di verità che lo rendevano inattaccabile. La novità del Vangelo ad una religione praticata e difesa da uomini cattivi, malvagi, perversi, ancorati alla loro falsità e peccato, va data con somma prudenza.
Gesù la dava con prudenza divina, di Spirito Santo, e riuscì ad evitare sempre la lapidazione, finché non giunse la sua ora. Venuta la sua ora, fu crocifisso. Entrò di nuovo nella sinagoga. Vi era lì un uomo che aveva una mano paralizzata e stavano a vedere se lo guariva in giorno di sabato per accusarlo. Egli disse all'uomo che aveva la mano paralizzata: «Alzati, vieni qui in mezzo». Poi domandò loro: «È lecito in giorno di sabato fare del bene o fare del male? Salvare una vita o ucciderla?» Ma essi tacevano. E guardandoli tutti intorno con indignazione, rattristato per la durezza dei loro cuori, disse all'uomo: «Tendi la mano». Egli la tese e la sua mano fu guarita. E i farisei uscirono subito con gli erodiani e tennero consiglio contro di lui per farlo morire. Ecco la salvezza e somma intelligenza di Gesù. Conquista la folla dalla sua parte. Sa che i farisei temono la folla. Senza la folla dalla loro parte non gli avrebbero fatto nulla. Vergine Maria, Madre della Redenzione, angeli, santi, insegnateci la saggezza.